Si è svolta presso l'Auditorium San Barnaba la presentazione della GAM Team, la società sportiva dilettantistica di nuoto e pallanuoto che ha come presidente l'ex primatista e campione mondiale Giorgio Lamberti. La GAM Team gestisce gli impianti sportivi di Gartone Valtrompia, Bagnolo Mella, Travagliato e le piscine di Lovere. Ad oggi vanta più di 130 iscritti ed è una realtà che continua a consolidarsi e a crescere. Proprio Giorgio Lamberti è intervenuto per fare il punto della situazione sulla stagione terminata e su quella che ha alle porte. Conclusa lo scorso agosto la quarta stagione agonistica, GAM Team quindi si accinge ad iniziare il quinto anno agonistico e ci tenevamo come da tradizione presentare l'anno e soprattutto premiare gli atleti meritevoli che sono evidentemente distinti della stagione scorsa sia a livello regionale che a livello nazionale. È stato un anno importante anche la stagione 2014-2015. Speriamo di ottenere buoni risultati in questa stagione 15-16. Inizieremo a gareggiare tradizionalmente lo facciamo nel nostro trofeo organizzato a Travagliato, il Città di Travagliato, che quest'anno giunge alla 10ª edizione. E quindi il 22 novembre tutti gli atleti tesserati GAM Team parteciperanno appunto alla gara, che sarà il primo momento di collaudo agonistico sia per i più piccoli che per i più grandi. Ricordiamo che siamo ancora sempre una società molto giovane che ha tra le file esordienti B, quindi 8-9 anni, esordienti A, categoria ragazzi, e adesso cominciamo ad avere anche atleti di livello juniores e cadetti, perché dopo tanti anni evidentemente aumenta un po' anche l'anzianità, diciamo così, di quelli che erano bambini una volta, che oggi sono i veterani, i capitani della squadra, devono dare l'esempio. Presidente di GAM Team ha infine definito i valori che questa società vuole trasmettere ai propri ragazzi e l'evento è stato anche l'occasione per premiare gli atleti che si sono distinti nella stagione 2014-2015. Si cerca di trasmettere i valori dello sport, non sono parole comuni, ma di farli crescere con impegno, sacrificio, rispetto dell'avversario, la voglia di cimentarsi, di vincere le proprie timidezze, di migliorare i propri limiti. Sono tutti elementi importanti che li aiuteranno a crescere anche quando saranno adulti. E si parla di più di 130 ragazzi che nuotano nell'impianto comunale Palablu di Travagliato, nella piscina comunale di Gardone Valtrompia, nella piscina di Bagnolo Mella, a Lovere, sul lago di Iseo, quindi le quattro sezioni che vedono altrettanti tecnici capaci che stanno cercando di portare avanti di comune accordo con la dirigenza della società queste linee di principio. La novità di quest'anno è poi la pallanuoto, perché già negli ultimi anni abbiamo dato attenzione anche al settore pallanuotistico, dall'acqua goal, che sono i veri e propri corsi di pallanuoto per i bambini, e poi la categoria under, nonché alla squadra dei grandi che era in serie promozione e quest'anno è stata promossa in serie C. Quindi un grande successo anche questo per quello che è il nostro livello, e in questa occasione si premiano i nuotatori e per la prima volta evidentemente anche i pallanuotisti, proprio per allargare una platea di interesse e di passione che riguarda comunque il mondo acqua.